Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, ho scelto questo posto per fare questo video. Vi faccio vedere mentre parlo qualche immagine. Ragazzi, il video di oggi è un po' un video così. Voglio farvi partecipi a questo mio problema attuale. L'algoritmo, se così vogliamo chiamarlo. Perché? Perché ragazzi mi limita, mi censura, non lo so, dite come volete, io lo dico per com'è, mi censura. E allora dovete sapere che il mio canale YouTube, questo che io oggi utilizzo, non è nato da poco. È stato aperto circa nel 2013, forse 2012. Inizialmente veniva utilizzato a scopo di, diciamo, di attività commerciale. Ogni tanto, era agli inizi, veniva caricato qualche video, veniva caricato qualche esempio di installazione, perché sempre nel campo di installazioni, diciamo, tecniche, luci LED, lampadari, eccetera eccetera. L'uso principale era questo. Poi nel tempo i video si sono aumentati, una decina, una quindicina, una ventina, però l'uso specifico, ragazzi, non era quello di cui ne faccio oggi. Oggi, ragazzi, però io combatto con questo algoritmo bloccato. Perché, ragazzi? Come tanti di voi mi hanno detto, come tanti di voi mi dicono giornalmente, Fox, meriti più iscritti, meriti più visualizzazioni. È vero, lo credo anch'io. Fa circa un anno che ho preso in uso questo canale, l'ho rinominato, ho cambiato le grafiche, ho cambiato le impostazioni, appunto, dei video, uso mio personale, Fox Tech Channel, perfetto, ok. Dal momento in cui sono subentrato io, il canale è passato sotto il mio uso, dai 1000 che c'erano prima, gli iscritti sono aumentati. E questo io vi ringrazio. Siamo arrivati ora a 6000, 6000 e qualcosa. Grazie a tutti. E 6000. Però ragazzi, sapete cosa c'è dietro al mio canale? Non lo sapete, perché ovviamente voi andate a vedere solo il video all'uscita. È giusto che sia così. Ragazzi, i miei video hanno quasi tutti 6 sottotitoli. 6. Bene. Inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo e italiano. Bene. Perciò già così, per farvi capire il lavoro che c'è per preparare i sottotitoli per ogni video. Bene, editing video, grafica, preparazione pre-video, attrezzatura. Ragazzi, io da un anno mi sono buttato sotto a spingere questo benedetto canale. Perché? Perché voglio che cresca a livelli giusti. Purtroppo però su YouTube non c'è meritocrazia. Nel senso che tu puoi lavorare quanto vuoi. Io c'è stato un periodo, circa 4 mesi, che spingevo con un video al giorno. Ragazzi, e fare un video al giorno non è semplice. Non è semplice per le tempistiche, non è semplice per i temi da trattare. Trovo un nuovo tema ogni giorno. Ragazzi, c'è da fondere. Le descrizioni dei video, i tag di ogni video, le collaborazioni, mettiti d'accordo, se devi acquistare un prodotto spendi anche i soldi. È un lavoro a tutti gli effetti. Cioè, io passo anche 9 ore al giorno per lavorare su YouTube. Cioè, se YouTube, il mio YouTube studio, avesse un contatore di quante ore io passo sulla piattaforma
come abbiamo detto, per fare il tutto, mi potrebbe dare davvero un premio per la costanza, un premio per il lavoro svolto nell'ultimo anno. Il canale oggi va a 850, comunque oltre 800 video, ragazzi. I canali YouTube che oggi hanno 800 e più video hanno almeno 800.000 iscritti. Il mio perché 6.000, con tutta questa mole di lavoro che c'è dietro. Ragazzi, il bello è che YouTube dice che premia la costanza, merita i video nuovi, non i video copiati, merita chi davvero passa tempo per creare nuovi contenuti di qualità. E ragazzi, ma che cosa hanno che non vanno i miei contenuti? Cioè, io posso capire inizialmente ci potevano essere problemi di qualità video, perché utilizzavo delle camere non professionali al massimo. Posso capire la qualità anche dell'audio. Ragazzi, io nell'ultimo anno ho fatto tanti di quegli investimenti economici che non so più effettivamente come fare per farmi sbloccare da questo algoritmo. Cioè, ho migliorato la qualità video, che come vedi riesco oggi, grazie anche alle mie camere, a registrare, diciamo, da più angolazioni. Registro audio di qualità, montaggio, lavoro anche sul montaggio. Però ragazzi, il panorama bellissimo, ragazzi, bellissimo. E il fatto concreto, ragazzi, è questo: ogni video che io vado a mettere su YouTube per il momento è un fallimento. Io ci passo ore a lavorare su questi video, però ragazzi, non vanno oltre i 100, 150, 200, 300 visualizzazioni, e devono essere tantissime, e chi segue il canale se ne accorge. Ogni tanto esce fuori un video che può fare quei 1000, quegli 800, quei 700, ma perché? Perché spammo, ragazzi. Sono costretto, e non mi nascondo, a spammare su altri siti o social, Facebook nel concreto. Sono costretto a inserire i link sui gruppi Facebook attinenti alla tematica del video. YouTube, io il perché carico i video su YouTube quando potessi allora a questo punto caricarli magari su Facebook? Cioè, oggi Facebook paga per andare a pubblicare video. Se sei un creator, se utilizzi la loro piattaforma, loro ti pagano, e ti pagano anche profumatamente, e hai forse una platea un po' più vasta. Io oggi mi trovo obbligato, non dico ad abbandonare YouTube, non dico a chiudere il canale YouTube, perché non lo chiudo. Gli introiti sono pochissimi, i guadagni di YouTube sono pochi. Io dove guadagno? Come lavoro? Io in questo momento, grazie a YouTube, posso dire di guadagnare con i corsi. Posso dire di avere un ottimo feedback per quanto riguarda i miei iscritti ai corsi. Perché? Perché, ragazzi, i miei iscritti mi trovano tramite YouTube e siamo sempre lì. A me YouTube premia solo con la rivendita di servizi o vendita di prodotti? No, io voglio che il mio canale cresca come crescono tutti gli altri canali degli altri YouTuber. Nel frattempo posiziono le telecamere, perfetto. Però nel concreto, quando YouTube mi censura un video, tutti i video, perché non è problema di un video solo, sono tutti i video. Cioè, chi guarda chi, io ho 6.000 iscritti, vero, verissimo. Ma di 6.000 iscritti, 1.000 hanno
le notifiche attivate, ok? 1000 hanno la campanellina attiva. Di questi 1000, solo 800 hanno tutte le notifiche attive, perciò nell'effettivo ricevono la notifica. Ok, ci siamo. Dunque, di 6000 iscritti, 800 sanno passo passo quando pubblico video. Ragazzi, volete sapere la ciliegina sulla torta? Grazie ad amici, conoscenti, sto vedendo anche grazie a loro che tante volte le notifiche dei miei video non arrivano negli smartphone, nei computer, nei tablet, non arrivano. Perciò non arrivando le notifiche tu non sai che il mio video è online. Per questo tantissimi non guardano i miei video. Cioè ci sono video che su 800, 1000 li guardano 15, 16, 20 persone. Cioè come può essere che un canale di 6000, ok, è piccolo, faccia questi numeri? 15 persone a guardare un video, 150 persone quando è alla grande a guardare un video. Sta diventando davvero una cosa assurda. Infatti io sto valutando anche di fare un qualcosa in più anche per via legale, perché io così perdo soldi, tempo, ma non per causa mia, perché io non sono bravo, perché io uso delle camere che non vanno, l'audio dei miei video non va bene, l'editing dei miei video non è scarso. No ragazzi, perché su YouTube ci sono milioni di altri che fanno video similari ai miei, non voglio dire più bassi di livello, ma similari, ma hanno almeno 10 volte i miei iscritti. E perché io no? Oh, un altro problema che io comunque in questi anni, cioè nell'ultimo anno, mail alla mano, stampate con tutte le date, ora e tutto, ho contattato tantissime volte YouTube tramite l'assistenza clienti, ho richiesto tantissime volte la loro assistenza per poter appunto andare loro stessi tramite i loro tecnici a controllare che problema ha questo account, perché il problema ragazzi sta nell'account. Il mio account è limitato, io pubblico un video, un altro pubblica lo stesso video, quello fa 10 volte le mie visualizzazioni, io no. Oh, perfetto. Un altro problema legato ai sottotitoli, alle traduzioni dei miei video, c'è ed è stato confermato anche da un'esperta YouTube che mi ha risposto al centro assistenza. Mi ha detto sì, ciao Giuseppe, e effettivamente anch'io riscontro questo problema. La prima volta, ok, ora lo comunico ai nostri tecnici, ai nostri esperti, e andranno loro a attenzionare e sistemare. Ragazzi, sono passati mesi, mesi, mesi e mesi, ma il problema ancora persiste. Qual è il problema? Il problema è quello che, per esempio, su YouTube francese, perciò www.youtube.fr, perciò YouTube dedicato alla Francia, se tu cerchi, per esempio, una parola, batterie 18650, ovviamente tutto in francese, scritto in francese come se fossi un vero e proprio francese, dovresti avere anche i miei video in lista. Perfetto. Perché? Perché io inserisco le traduzioni, i miei video sono tradotti sia come titolo che come descrizione del video, anche come sottotitoli, perciò sono video che li devono ragazzi vedere in tutto il mondo. Cioè il mio canale oggi dovrebbe battere milioni di iscritti, perché dovrei prendere Francia, Germania, Russia, Spagna, Italia, America, perché poi c'è anche l'inglese, e dato che c'è anche l'inglese, lingua mondiale, dovrei prendere quasi tutto il mondo. Ma così non è. Perché? Perché YouTube mi limita, mi censura. Perciò abbiamo detto che cosa succede? Se tu vai a cercare questo video, tu forse troverai il mio video in lista, vedrai il mio faccione, perciò dirai questo è Fox. Bene ragazzi,
però la descrizione piccolina che trovi accanto al video e il titolo che trovi accanto all'immagine sono in lingua italiana. Cioè il francese di turno che ti cerca un qualcosa e tra i tanti video esce il mio, sul mio non clicca. Perché? Ragazzi, perché? Perché se io sono francese non clicco un video italiano che non capisco cosa dice, ancora di più spagnolo, ancora di più inglese, ancora di più russo. Io clicco su quelli che hanno la lingua che posso capire qualcosa. Poi se c'è quello che per curiosità può cliccare, si accorge che ci sono i sottotitoli. Ma così facendo, io ho anni che lavoro e lavoro davvero senza avere nulla in cambio, o meglio crescendo piano piano, 5, 7, 10, il picco massimo può essere 20 di iscritti in un giorno, però capita raramente, ragazzi. Ma ripeto, per come è impostato il canale, per come lavoro anche con la quantità di video, e che credo, poi questo dovrete dirmelo voi sotto, sono video interessanti, sia che siano quelli di fai da te e batterie, auto elettriche, che poi stiamo parlando, ragazzi, un'altra cosa, tematiche che io tratto sono tematiche di interesse mondiale. Cioè le auto elettriche sono il futuro, in tutto il mondo cercano, vogliono studiare queste tematiche, anche i gruppi di accumulo, interesse mondiale, il fai da te, ci sono video di fai da te che fanno milioni di iscritti perché i miei non devono andare oltre quei 200, quei 300. Cioè io tante volte davvero, ragazzi, in questi ultimi mesi non capite quante volte io ho detto basta, non faccio più nulla, stoppo video. Perché? Ma non causa mia, ragazzi, non causa mia, perché io, come vedi, voglio migliorare, mi miglioro, ho speso anche soldi, investimenti, però ragazzi non va bene così, non ci siamo così. Perciò YouTube cosa deve fare? Uno, mi deve sistemare il problema dei sottotitoli in tutte le lingue. Due, mi deve dire il perché i miei video non vengono spinti come spingono video di altri. Ci sono stati youtuber nati dopo di me, ok? Dopo di me, che io parlo da un anno a questa parte, ok? Perciò tu fai il conto che io, personalmente io, su questo canale ci sono da un anno. Perciò in un anno altri hanno fatto 4-5 volte i miei iscritti. Questo, ragazzi, è una cosa impossibile. Io non capisco il perché. Ragazzi, grazie per la visione. Ciao e al prossimo video.